Dario, il campionato è iniziato subito con una sfida difficilissima. Sì, lo sapevamo, e noi, la Juve è una grande squadra, ha vinto gli ultimi tre scudetti, di conseguenza era una partita dura, difficile, e lo è stata, anche se siamo riusciti con tutte le difficoltà a tenere botta fino alla fine, e nonostante il pericolo che abbiamo corso soprattutto sui calci da fermo nel primo tempo, quasi alla fine riuscivamo a pareggiare, quindi nulla, la strada è quella e dobbiamo lavorare sempre di più, siamo tanti nuovi e di conseguenza un pochino di tempo ci vuole. A proposito dei nuovi, come sta funzionando l'amalgama con i compagni? Ma come ho detto, stiamo lavorando ora. Tanti ragazzi, tanti compagni sono arrivati proprio negli ultimi giorni, è normale e fisiologico che ci voglia un pochino di tempo per trovare le giuste misure, però la qualità c'è, la volontà da parte di tutti c'è, quindi speriamo che col tempo si riesca a fare un gruppo unito per arrivare all'obiettivo prima possibile. È la partita con la Juventus che ti aspettavi da parte del Chievo? Sì, è normale che quando perdi, in settimana analizzeremo le cose che possiamo e che avremmo dovuto fare meglio. Quello che dispiace forse con una squadra come la Juve, abbiamo corso quasi esclusivamente pericoli sui calci da fermo, e questo bisogna lavorare perché non avvenga, anche perché squadre che hanno qualità maggiore come è la Juve, sicuramente sui calci da fermo non dobbiamo concedere questi errori, perché loro sono bravi a crearseli poi anche nelle azioni di gioco, di conseguenza un peccato è questo, però è successo così e ci lavoreremo.